Siamo qui questa mattina proprio per rivendicare i diritti di chi svolge il lavoro più umile, ma nello stesso tempo il lavoro più indispensabile, che è quello dell'igiene ambientale. Questi lavoratori sono stati quei lavoratori che durante il lockdown non si sono mai risparmiati e sono stati quei lavoratori, quella classe di lavoratori che hanno lavorato senza badare a nulla per il benessere di tutti. Oggi siamo qui per protestare per il blocco del rinnovo contrattuale. Dopo 28 mesi siamo stanchi. Siamo stanchi perché la parte economica non aumenta e nello stesso tempo siamo qui per combattere il dumping contrattuale di questo settore. Un problema enorme, visto che per quanto ci riguarda i lavoratori sono tutti uguali e la pubblica amministrazione sta cercando di dividerli, facendo applicare anche nei bandi di contratto due contratti completamente diversi. A tutto questo diciamo basta, questo è un piccolo passo che se le cose non dovessero cambiare si andrà avanti a tempo indeterminato con proteste simili o con proteste ancora più grandi. I lavoratori e lavoratrici che nel periodo della pandemia hanno svolto un ruolo fondamentale. Siamo fermi con il contratto per il loro rinnovo e quindi con il riconoscimento di un contratto nazionale che vede in prima linea i diritti e le prerogative di operatori che si aspettavano un riconoscimento dopo questo periodo. La spinta fondamentale è quella di evitare dumping contrattuali e soprattutto riconoscere quei diritti che come operatori ecologici che svolgono un ruolo fondamentale all'interno delle città abbiano la possibilità di rivendicare un contratto nazionale unico, un contratto che garantisca la clausola sociale nel passaggio degli appalti. È un momento particolare per i nostri operatori, per gli operatori delle discariche ed è fondamentale mantenere alto il livello di attenzione su chi svolge un servizio essenziale nella nostra comunità.